Cari lettori, buonasera, benvenuti alla nostra video edicola nella quale vi daremo alcune anticipazioni sulle notizie che potrete trovare nel giornale in edicola domani. Andiamo avanti col dibattito innescato già dal giornale che avete trovato oggi in edicola, ovvero il dibattito quello sulle benedizioni natalizie all'interno delle scuole primarie della provincia. I genitori di molti dei piccoli alunni le chiedono a gran voce. Noi abbiamo sentito oggi un po' di reazioni, un po' di pareri a confronto su questa tematica di stretta attualità. E rimane poi di stretta attualità anche la vicenda della bambina di Malnati di 8 anni investita a inizio novembre a San Salvatore da un'auto. La piccola bimba è ancora grave in ospedale, ma la notizia bella che possiamo darvi in questo caso è che l'appello dei familiari per aiutare concretamente la famiglia in questo momento di difficoltà ha dato esito positivo perché moltissime persone, soprattutto sui social, hanno contattato tramite i nostri siti la famiglia. È stato aperto anche un IBAN. Adesso tutti veramente, tutta Malnati fa il tifo per la piccola Stefani che è in ospedale ancora e lotta per tornare a una vita normale, come è giusto che sia per una bimba di 8 anni. E invece vi raccontiamo i 100 anni del bar Tazzinen di Busto Arsizio, una storia nella storia, ovvero questo locale che è nato appunto nel 1915 a Busto, che ha visto passare un po' tutta la storia, i personaggi, le vicende della città, dai tempi della guerra, dove i partigiani e gli oppositori andavano in questo bar a ascoltare Radio Londra, le trasmissioni clandestine di Radio Londra, invece alle più prosaiche bevute, giochi al tiro al piattello, il ritrovo di cacciatori, di fungiati, insomma un po' tutta la storia di Busto raccontata dietro un bancone di un bar, un pezzo veramente interessante e che dà l'idea di queste piccole realtà fondamentali poi per il territorio. Domani è domenica, è giornata di sport, non possiamo quindi non parlare del Varese Calcio che affronta Masnago il Tradate nel derby varesino, il Tradate è guidato dall'ex Ulisse Razza. Sempre di sport, invece, domani la Pallacanestro Varese sbarca su Sky perché domani, durante la pausa, diciamo pranzo, all'ora di pranzo, si potrà vedere la gara della Pallacanestro Varese a Brindisi su Sky. Anche qui vi daremo anticipazioni su quello che saranno formazioni, commenti e altro su questa partita. Questo e altre notizie, naturalmente, tante altre notizie sul giornale che trovate in edicola domani. Buonasera.